benvenuti in un nuovo video. Allora, come vedete qui davanti a me c'è una spesa. Sì, una spesa un po' strana, ma avete già visto il video sabato del perché ho queste cose davanti a me. Molto bene. Allora, la questione è questa. Io ho fatto questa spesa bendata. Se non l'avete visto, c'è il video di sabato, potete andarlo a recuperare. Allora, questa spesa bendata è una spesa un po' strana, perché ho preso cose a caso da bendata. Ma ora la vera sfida è farci un what I eat in a day, cioè che cosa mangio in un giorno se nel frigo ho le cose che ho preso da bendata. Quindi ci dovrebbe uscire, ovviamente, beh, come sapete, questi video cominciano dal pranzo, perché in realtà pranzo un cavolo, perché in questo momento sono tipo le 11 e mezzo, quindi io direi che uno spuntino me lo potrei sparare, che potrebbe essere questo, o potrebbe essere un passion fruit, non lo so, va bene, comunque, ma a questo dopo ci pensiamo. Cominciano dal pranzo in linea di massima, quindi ci deve uscire un pranzo, una merenda e una cena da queste cose, usando solo queste cose, perché la sfida è questa. Che belle queste challenge, ma perché le faccio se decido io che video fare sul canale? Nessuno me lo impone, va bene. Comunque, abbiamo comunque gli gnocchi e non mi sembra poco. Quindi con gli gnocchi ci possiamo fare il primo del pranzo. Ma come li condiamo questi gnocchi? Allora, direi che sono esclusi i fagioli, non possiamo condire gli gnocchi con i fagioli. Con i fagioli però ci possiamo fare una zuppa di fagioli per cena magari. Ok, e abbiamo anche il secondo a cena perché ci sono le uova, quindi questa potrebbe essere la nostra cena. E va bene. Gli gnocchi li potremo andare a condire con le zucchine che abbiamo e ortolina, che non sappiamo cos'è. Quindi, quale modo migliore di scoprire cos'è ortolina? Se, ok, va bene. No, allora teniamoci le zucchine per un altro momento oppure le facciamo adesso come secondo. Quindi ci facciamo gnocchi e zucchine gratinate. O questo lo posso fare tipo pangrattato se lo sbriciolo, suppongo. Quindi zucchine gratinate, gnocchi e gli gnocchi li facciamo con l'ortolina, che non abbiamo ancora capito cos'è. Ma li ripassiamo al forno con le sottilette, perché sennò le sottilette non so dove metterle. Ok, va bene. Ah, c'è pure il succo di pomodoro. Ma che bello, ma che bello. Quindi, adesso è tutto al forno. Quindi io direi che preparo e vi faccio vedere al forno come vengono queste cose. Vado. Brava Chiara, complimenti per l'idea brillante. Ah, ci possiamo bere la gassosa a pasto. Ci avanza la cioccolata. Passion fruit. Ah, vado. Allora, scopriamo i misteri di Ortolina. Direi di cominciare con lo spruzzolio e ci mettiamo un po' d'olio. Ok, poi Ortolina. Qui non c'è scritto concentrato, c'è scritto sugo. Quindi questo è sugo? Ma lo dovrò allungare con dell'acqua, immagino. Diciamo che basta. Ok, ora quando faccio bollire gli gnocchi ci metto un po' d'acqua, poi ci ripasso gli gnocchi e poi li passo in forno con le sottilette brutte, perché vi ricordo che abbiamo le sottilette più brutte del supermercato, ci sono capitate proprio loro. Va bene, ok, ortolina, non so cosa sembra, cioè non capisco. Sugo, sugo, in tubetto. Allora, nel microonde sto scongelando le zucchine, che però sono già pronte, ma le volevo ripassare al forno, già che l'accendo per gli gnocchi, usando questi. Quindi ora io questi li metto in un sacchetto, col mattarello li frantumo, li faccio diventare tipo pangrattato e poi li uso con le zucchine. Funziona nella mia testa. Così possiamo anche riciclare quando ci rimangono i grissini tutti spezzati sul fondo della busta, perché questi sostanzialmente sono grissini piccoli e quando ci rimangono nel fondo della busta sappiamo come riutilizzarli.
Certo, questi mi potevo mangiare interi, però vabbè, per farvi capire le ricette di recupero con quello che uno ha nel frigo, perché oggi la sfida è questa, cioè posso cucinare con quello che ho nel frigo, pure se so cose che non ci azzeccano niente una con l'altra? Ci proviamo. Zucchine fatte. Tra l'altro, questa cosa è terapeutica. Allora, in linea di massima, quando dovete fare le ricette svuota frigo, quello che vi salva la vita è il forno. Io ormai uso solo questo forno nuovo, cioè proprio per farvi capire, Dentro a quest'altro di forno ci ho messo le teglie e il tostapane, quindi cioè proprio per dimostrarvi che non lo sto usando più. Quindi, ricetta svuota frigo. Qui devo dire cortolina, mi ha sorpreso, cioè il sapore è buono e ce n'è voluto poco in realtà, ho allungato un po' con l'acqua, vabbè, comunque. Qui ci ho messo la sottiletta che si è già sciolta in realtà, però mo gli facciamo fare la crosticina, mentre qui ho fatto le zucchine con il pangrattato di Grissini. In realtà ci ho messo solo un po' di sale e un pochino di olio con lo spruzzaolio. Io direi che metto un po' di pangrattato di Grissini che mi è avanzato anche sugli gnocchi. Perché no? Già che ci siamo. Allora, in realtà le cose si devono solo gratinare, quindi le metto nella parte più alta del forno e lo mettiamo a 200 gradi solo sopra 10 minuti. Allora, con il mio forno Cecotec in realtà le cose si cuociono in pochissimo tempo perché non ha il preriscaldamento, cioè appena lo accendete va subito in temperatura e infatti neanche 10 minuti dopo, ta-da, pronto. Ora impiatto e mangio. Ed ecco il mio pranzo con i primi ingredienti. Allora abbiamo zucchine gratinate al forno, 5 minuti, raga, 6, 10 al massimo, e gnocchetti, chicche di gnocchetti con ortolina, assaggiamo, sottiletta e anche qui un po' di pangrattato fatto con i grissini. Allora, e poi la gassosa da bere, che c'è una cosa che non mi piace, è la gassosa, ma va bene. Direi di cominciare dagli gnocchetti. Ortolina. Sapete che ortolina non è male, però, cioè, non è un concentrato di pomodoro, ma non è un sugo pronto. Che cavolo è? Cioè, c'è scritto che serve per insaporire i piatti. Però che senso ha? Boh. Vabbè, comunque fatto così, se siete... Ecco, ha senso per un single che non c'ha voglia di cucinare, ma proprio zero voglia di cucinare. Per quello ha senso. Oh, sì, i gnocchetti sono buoni. Sono pure gratinati bene. Complimenti a me. Mangio anche la frutta, eh. Ho il passion fruit, che non so come si mangia. Allora, aggiungiamo anche le zucchine. Light. Light. Fin troppo light. Ci ho messo veramente pochissimo olio, pochissimo sale e sti cosi sopra. Diciamo che c'avevo le sottilette. Potevo fare una cosa un po' più ricca, però non esageriamo, la giornata è lunga. E ci abbiamo anche Mumu, la mucca con gli occhiali. Ok, finisco di mangiare e ci vediamo per il passion fruit. Posso dire, ortolina ha superato le mie aspettative. Ora ci beviamo un goccio di gassosa. Mamma mia, no, non mi piace proprio. Un po' troppo. E mangiamo la frutta. Come si fa? Io non l'ho mai fatto, non ho mai mangiato un passion fruit. Intanto non si taglia. Partiamo molto male. Ma come faccio a sapere se è buono se non l'ho mai mangiato? Ok, questo è un passion fruit. No, l'ho visto, ma non l'ho mai mangiato. Si mangerà col cucchiaino? Cioè, devo mangiare sti semetti dentro, eh? Ma deve essere così aspro.
Ma dai, non sarà buono. È troppo aspro. Cioè, il sapore lo riconosco. Più che altro perché l'ho bevuto di solito. Oddio. Farà bene? Spero. Era meglio una mela? Sicuro. Vabbè. No, ma è troppo aspro, dai. Oh, mamma mia. Va bene. Ci vediamo per la merenda. Non col passion fruit, chiaramente. Ok, ho finito di pranzare da un po' e sto sul divano a guardare un po' di YouTube. E niente. Mangio un pezzetto di cioccolato? Ma sì! Dovrei mangiare un pezzetto di cioccolato? Ma no! Però nella spesa va mangiato. La challenge mica l'ho scritta io. Forse sì. Vabbè. Allora, non mi fa impazzire il cioccolato gianduia, ma vediamo. Dalle nocciole piccole. Vabbè. Solo questo, eh. È molto dolce. Però non è male. Vabbè. A dopo. Ok, è l'ora dell'aperitivo. Quindi avrei potuto fare un ottimo Bloody Mary con il mio succo di pomodoro. Però non c'ho vodka. E comunque non mi sembra il caso di bermi un Bloody Mary a casa da sola. Quindi, però l'ho messo in una coppetta carina, non in un bicchiere. Anche perché è poco per un bicchiere. Boh, vabbè. E niente, ho letto che andava condito. Quindi ci ho messo sale, pepe e succo di lime. Questa è una pessima idea, io già lo so. No, è come bere la passata di pomodoro? Cioè, andava bene per farci la pasta, raga. Come l'ortolina, praticamente. Tra l'altro, un sacco di voi mi hanno detto che l'ortolina la conoscono bene. Solo io non sapevo cosa fosse, però è buona. È meglio di questo. Ok, per fortuna che Luca ha detto che li berrà lui, perché fanno bene. Non so cosa, sicuramente non all'anima. Va bene. Salute. Bello fare la spesa pendati. Ok, per cena dovevo usare i fagioli, il porro. Perfetto. Allora, ho messo nella padella porro, fagioli, queste zucchine che mi erano avanzate dal pranzo e dell'ortolina. Adesso faccio andare un po' tutto insieme che si asciugano e poi vedrete. Ok, poi ho messo tutto dentro al frullatore e qui ho sbriciolato altri grissini. Adesso a questo ci aggiungo un uovo e frullo. Se è troppo liquido, ci aggiungete qualche grissino e frullate ancora. Ragazzi, chiaramente se c'è del pangrattato, ci mettete del pangrattato, ma questo è uno challenge. Io il pangrattato non ce l'ho, però c'ho i grissini, ce li facciamo andare bene. Credo che questa sia la regina delle ricette svuota frigo. Comunque, ho polpettato le polpette, le ho passate nei grissini triturati. Ovviamente, queste sono polpette dei fagioli. Ma voi ci potete mettere dentro quello che volete oltre ai fagioli e li potete fare anche dei ceci o di qualsiasi altro tipo di legume. Un trucchetto, prima di formare le polpette, mettetelo un po' in frigo, così si rassoda e è più facile fare la polpetta. Comunque, adesso di nuovo il mio forno, che è tipo il miglior alleato per le ricette svuota frigo. Matilde che passa sotto, lì c'è anche la macchina del pane di Cecotec, sempre. Perché tutti questi elettrodomestici sono di Cecotec che me li ha gentilmente inviati. Posso darvi un consiglio? Magari non vi serve niente, ma anche solo andate a guardare lo store di Cecotec perché ci stanno delle cose pazzesche. E qualcuno di voi mi ha scritto tipo, che ha preso la macchina del pane e si trova benissimo. Comunque, adesso vi lascio in descrizione come sempre tutti i codici dei prodotti e anche un codice sconto che è la bubina e vi dà un 5% praticamente niente, ma meglio di niente comunque, no? Comunque adesso in forno le polpette tipo 200 gradi, quarto d'ora, non so, proviamo, io non l'ho mai fatto, sto facendo un esperimento come al solito. E niente, in forno le polpette, poi ce le mangiamo insieme e insieme anche a Mumu come dolce. Il forno, questo piccolo, non si deve riscaldare, quindi fa subito, lo amo.
E siamo arrivati alla cena. Allora, ne ho fatte di più in realtà perché più tardi torna Luca e se le mangerà lui, che adesso è tutto super fit, super light, più light di così, cioè sono fagioli praticamente. E queste sono le mie polpette. Chiaramente le potete panare nel pan grattato, ci potete aggiungere il parmigiano, cioè lasciate spazio all'immaginazione come ho fatto io in realtà, perché tra l'altro le polpette di fagioli non le ho mai fatte. Però ragazzi, avevo i fagioli in questa spesa misteriosa, no? In questa spesa bendata. E sì, ci potevo fare una zuppa di fagioli? Vabbè, ma che vi devo far vedere come si fa la zuppa di fagioli? Non credo. Quindi famo questo esperimento e vediamo se sono buone. Allora, l'aspetto è carino, tra l'altro sono pure belle croccanti. Sono state in forno 12 minuti. 12 minuti? Croccanti? Questo che sentite che rumina sotto è Billy. Vediamo come sono. Però... Allora, insaporendole col parmigiano, insomma, un po' più sostanziose, sono un buon modo di far mangiare i legumi anche a chi non piacciono i legumi. Ma poi buone. Ah, a me piacciono i legumi sotto qualsiasi forma, quindi. Tra l'altro, certo, qui il ristorante De Billy non aiuta il rumore, però tra l'altro, se li fate a forma di hamburger, potete mangiarli anche nel panino dell'hamburger. Ah, sono proprio buoni. Un po' calde. Ah. Molto soddisfacenti. Anche il porro ci sta bene. Ovviamente perché trovo il porro. Però ci potete mettere qualsiasi cosa. Buonissime. Veramente buone. Vabbè. Mi finisco le polpette, che poi sono la mia cena, e ci vediamo per il dessert e i saluti. Le polpette erano veramente, veramente buone, ma è arrivato il momento del mio pezzo preferito della spesa, che altro perché non ho mai assaggiato. Allora, Mumu, la mucca con gli occhiali. Ma Mumu è tipo della fruttolo? Cioè la stessa mucca? Non lo so. Mi sono mangiate le polpette fit dei fagioli e porro e bagno il budino al cioccolato e la vaniglia, va bene. Allora, tra l'altro, sotto c'è anche gli Smarties e chi sono io per non metterceli. Oh, ma questo non c'era quando ero piccola io, però, vero? Cioè, non so io che non l'ho mai mangiato, non c'era. Un sacco budinoso, che c'entrano gli Smarties? Allora, buono, però gli Smarties che c'entrano? Cioè... come far per forza venire il diabete ai bambini? Era buono anche senza Smarties. Sufficientemente dolce, tra l'altro. Però non è male. Quindi, da questo What to Eat in a Day un po' particolare, ma in realtà ci lascia degli spunti per delle ricette un po' strane che non faremo mai, perché, cioè, non mi viene in mente di farmi la ricetta solo con i fagioli perché c'ho solo quelli. E invece così siamo costretti a cucinare con le cose che escono dalla spesa bendati. Quindi fatemi sapere nei commenti se volete vedere altri video come questi, se faccio altre spese bendate, facciamo altri What to Eat in a Day così. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link di Cecotec che mi aiuta a fare questi video mandandomi quegli splendidi prodotti, tipo il forno, tipo la macchina del pane, tipo il forno per la pizza, tipo la centrifuga, li adoro veramente. Mi stanno cambiando la vita, veramente. Il forno me l'ha cambiata perché, cioè, non ho più acceso quel forno gigante che ci metteva 3 ore a riscaldarsi. Questo, avete visto, 12 minuti polpette pronte. Cioè, impensabile quell'altro forno. Tra l'altro, per cucinare solo per me, che cavolo accendo il forno gigante. Quindi, da questo What to Eat in a Day è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!